chi ne vince se trovava una femmina? Quindi chi se che t'assista? Che ti fa tutti i servizi? Che se me? Ma proprio tutto, tutto, tutto! Una femmina! Tutto, papà, tutto! Tu basta che la comandi e lì già ti abbedisci. Ah, e dopo pure giù letto con me. Ma chi sono, papà? Ma chi è? Teresina. Irina, papà, si chiama Irina. I come? Irina, più sei carina ed affettuosa con me. E poi mi piaci tanto. Non li può. Vieni qua. Non li può, non fare male, fare male. Tuo nipote Johnny, americano. Piacere, piacere. Assettate, assettate. Grazie, grazie. E allora tu saresti un figlio di Roberto, tuo fratello. Ma me raccomando, zio, una annusata massimo due, non di più. Prima agitare per bene, poi spruzzi, zio, e dopo mezz'ora c'è l'effetto. E tanto auguri allo zio. Te la dico come hai visto? È ancora a zio, ma che sotto. Sei rigiovaniti sotto. Che è successo? Stavasi tanta buona, stavasi. E anche una cicciuetta, anche una cicciuetta. Tu ci ha fatto una magaria. Oh, all'ultimo faccio pure magaria. Ecco, pensi che era da prima. No, dicete no. Come possibile, dottore? E io ci riesco già oggi, beh. Dolle poche. Ma volete spessiare, oh, il dottore è pure voi. 90 anni. Ah, prostata. Ma vedete quello che siete a fare. Don Liborio carissimo. La signorina Irina, Teresina come hai chiamato voi, è incinta, aspetta un bambino. Aspetta un figlio. Aspetta un figlio. Ah, ah. Un figlio. Ah. Che gioia, mio figlio. Tra la la, sarò presto un bel papà. Un figlio, no, non è possibile, un figlio. Come fa?
fare a crescere questo figlio? Come fare? Come fare? Oh, Johnny, Johnny, Johnny! Che mi hai fatto, Johnny? Avete servito? Ah! Pure Teresina l'ha confermato. Tutto merito di Johnny! Finalmente sarò padre! Siamo io per ne fare che ne hanno cacciato due, che?